Quando noi interrompiamo il collegamento con la nostra fonte, siamo morti. Nulla potrà cambiare se noi non cambiamo la mente attualmente deformata IA. Tu credi di avere una relazione con uno perché gli hai mandato un emoticon. Siamo alle soglie della rivoluzione industriale più esagerata, dello sviluppo tecnologico più incredibile di tutta la storia dell'umanità e ancora non riusciamo a capire che cos'è realmente l'essere umano. Adesso basta. Dobbiamo svegliarci. Corona. Ma ragazzi, voi ancora vi credete? Vabbè, volevo iniziare con un'altra cosa, ma visto che mi provocate, vi leggo una cosettina, una chicchetta di oggi. Questa qua. Aspettate, eh? Hola. Sentite qua. L'intelligenza artificiale è stato ribadito oggi nel corso di Bosch Connected World, ha un enorme potenziale economico. Attenzione. Per la società di consulenza PricewaterhouseCoopers, l'applicazione della IA tra oggi e il 2030 aumenterà il PIL in Cina del 26%, del 14% in Nord America e di circa il 10% in Europa. E secondo una previsione del World Economic Forum, a fronte della perdita di 75 milioni di posti di lavoro entro il 2022. Ne verranno creati 133 milioni di nuovi proprio grazie a IA. Questa è la palla. Questa è la palla. È la palla finale. Cioè, della serie. Cioè, ma non ascoltate i notiziari? Ormai, quando è la notizia coronavirus? Da che cosa è seguita? Coronavirus, no, il giornalista, perché sta leggendo, coronavirus, in Cina il PIL scende del 38%, cioè, scusi, stavamo parlando del virus o di una notizia economica, non si è capito, ormai il coronavirus è, allora, mettiamolo proprio bello sulla lavagna, oh che bello, guarda, io questa deve proprio rimanermi qua stampata, narrazioni con tre R, dovrò metterle. Narrazioni, la narrazione del momento è corona virus uguale economia. È così. Cioè coronavirus, ma per forza, ma le avevamo già viste, no? I dati, specie di virus, che poi non riapriamo la finestra dove andiamo a collocare la parola virus e che cosa sono realmente i virus. Stiamo sulla narrazione ufficiale. È il virus, un virus che ha un'incidenza del 2%. Chi crepa, di quelli che si beccano il coronavirus? Quelli siamo. Dai 60 agli 80 anni, cioè praticamente stanno facendo fuori il welfare, così non devono dare le pensioni. Cioè, capite, siccome il meccanismo, allora rifacciamo la nostra piramide, ok? Quindi avete letto, IA incide su questa parte,
di fatto inciderà un po' nel medio, l'elite non li tocca proprio. Cioè, l'amministratore delegato dell'azienda che può passare tutta la sua l'anno in barca, in giro per il mondo, alle Maldive, alle Hawaii, in qualsiasi altro, su Marte, in vacanza su Marte, tanto c'è Elon Musk che sta già preparando tutti i voli spaziali, cioè non vede l'ora che c'è un algoritmo che prenda il suo posto. Tanto lui deve solo vedere il conto corrente che sale. Non ha il problema del disoccupato medio. No, vi ricordate, c'era un film, La classe operaia va in paradiso. Ecco, che secondo me il titolo era abbastanza una presa per il culo. Il film bene non me lo ricordo, ma dava tanto l'idea di presa per il culo. In questo caso va proprio in vacanza, cioè la mandiamo in vacanza tutto il tempo. Il disoccupato non ha solo il problema che non ha più reddito, ha anche un problema che si sente inutile. Capite lo shock biologico di uno schiavo, perché questa è la parola che dobbiamo scrivere qui, di uno schiavo che non può più far lo schiavo. È paradossale, però è così. 10.000, 100.000 anni per farmi lo schiavetto, porca miseria, adesso mi arriva l'intelligenza artificiale che me li spazza via tutti e io non so che cosa farmene. So se un po' si rende l'idea. È Homo sapiens, cioè questi qui dovete capire che si stanno lanciando per diventare un'altra razza. Con le biotecnologie diventano un'altra cosa, si fanno fare quei trattamenti non solo per la durata della vita, capisci? Cioè che li potenzia proprio, diventano delle specie di supereroi, Iron Man, perché l'incredibile Hulk potrebbe sorgere qui, cioè. Quindi questi Homo sapiens, proprio loro li detestano, e guardate anche che operazione culturale, l'Homo sapiens non è un uomo, non discende dalla scimmia, è una scimmia. Questo è il nuovo ritrovato antropologico dell'archeologia e della scienza. L'Homo sapiens non è, discende dalla scimmia, è una scimmia. Quindi capite, proprio gli vedi che... E quindi tu immaginati, io una specie di supereroe che devo avere a che fare con queste scimmie che si riproducono come i criceti, poi, capisci? Con una capacità riproduttiva, 13 cicli all'anno, capisci? Cioè non c'è neanche il tempo di dire, boh, quando ho avuto l'ultimo ciclo 28 giorni fa, puttana, di nuovo, capisci? Poi dopo uno dice, le donne sono stressate, cazzo ti credo, cioè, voglio dire... C'hanno una biologia che è governata dalla luna, no? Quando uno vuole insultare qualcuno, cosa gli dice? Che è lunatico. Poi dopo uno si stupisce, capisci? Cioè tutto quadra nel ragionare. La sto prendendo un po' a ridere perché, se adesso vi rileggo di nuovo la notiziola che vi ho letto prima, con la lavagna già un po' apparecchiata, e vedrete quanto la cosa colpisce mica poco. Secondo una previsione del World Economic Forum, a fronte della perdita di 75 milioni di posti di lavoro, ne verranno persi altri 133 milioni. Cioè, te lo dico io, ma anche perché, scusate, ma tu mi devi spiegare come li crei. Cioè, voi riuscite... Io vorrei tanto che iniziate a usare le rotelle che avete in mezzo, che vi separano le orecchie, perché cioè, quegli ingranaggi lì, cioè, ogni tanto ragazzi scuotetelo, magari capisci, si è bloccata una rotella e non ve ne siete accorti, voi date una scossettina, se poi sentite tring, può essere che è ripartito il meccanismo, perché dovete tornare a far funzionare il moviolone, non esagerate, cioè voi lo usate un sacco. Cioè abusate proprio dell'intelletto per andare avanti a fare un mare di constatazioni del cazzo su voi stessi, ma guardate se vi soffermate a guardare due cose. Io, basta porsi la domanda interessante, la domanda interessante di fronte a queste affermazioni è how? Come? Come tu
mi devi spiegare come farà IA a verranno creati, poi creati, capite? Questa fissazione di Dio, Padre, onnipotente, creatore di tutte le cose, dell'intelligenza artificiale. Cioè, sempre, è sempre lì il creatore, c'è sempre il creatore. Allora, come? Io ti faccio solo una domanda, come? Sapendo come funziona l'intelligenza artificiale, tu mi devi spiegare come. Cioè, 133 milioni di posti di lavoro nuovi di chi? Di gente che porta l'aperitivo all'intelligenza artificiale, perché quello puoi fare. Cosa puoi fare più quando un algoritmo... Allora, perché poi IA, che è tecnologia, sono stampanti 3D, sono algoritmi, ve li ricordate, no? Le tre ANI, AGI e via dicendo, di cui vi avevo già raccontato, quindi quelle tipologie lì di algoritmi, cioè algoritmi che eseguono perfettamente quello per cui sono stati programmati, ma algoritmi che imparano continuamente. Cioè tu ti inventi un lavoro, IA l'assorbe, impara e fa quel lavoro meglio di te, perché la capacità di calcolo e di previsione è maggiore, quindi non c'è una fava che tiene. Quindi ci sono gli algoritmi e poi, cosa mi sto dimenticando? Ah, eccoli, i robot. E nei robot, non... cioè capite, per voi robot è Star Wars, quello tutto dorato che parla milioni di lingue. Ma il robot non è solo quello, il robot è anche il braccio meccanico che vernicia. Una fabbrica dove non ci sono dentro più gli operai. Cioè Elon Musk fa le Tesla a Shanghai, non le fa in America. E a Shanghai ci sono gli schiavi cinesi che verranno sostituiti perché la Cina è quella che ha investito, perché è la prima che avrà un vantaggio sul PIL. Ve lo rileggo? Il PricewaterhouseCoopers dice che l'applicazione delle IA tra oggi e il 2030 aumenterà il PIL della Cina. Allora, PIL Cina del 26%, cioè siccome era già bassino adesso, no? Poi del Nord America, dove sei finito? Del Nord America del 14%, per gli americani è un... e l'Europa, balle, perché l'Europa morirà clamorosamente, del 10%. Degli altri paesi non se ne parla. Elon Musk fa le Model 3, le fa a Shanghai. Shanghai in Cina, non volevo dirvelo. Cioè, quindi... e già sono belle automatizzate. Perché le va a fare in Cina? Non è perché c'è la manodopera dello schiavo cinese, perché sono più avanti rispetto agli altri nella corsa all'innovazione. Cioè, in questo momento la Cina, rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, li ha superati in avanzamento tecnologico. Il robot, dicevo, va dal braccio meccanico fino a tutta una serie di altre funzioni. Cioè, non è importante che il robot assomigli a un essere umano, dicevo, come... cioè, quello lì era in Star Wars, è il robot protocollare. Infatti, l'amico piccolino è un barattolo con le rotelle, capisci? Però è ancora più cazzuto del robot protocollare. Per farvi capire qual è la faccenda, nei robot metteteci pure i soldati. Nei robot metteteci il drone. La microspia, cioè tutta quella tecnologia lì, i satelliti, tutto questo materiale, cioè questa roba, io voglio veramente che qualcuno mi dica quali saranno questi 133, poi 133, capisci? Cioè, questi tre qua, cazzo, quelli che rimangono fuori, gli altri tre dopo questi tre, che erano cazzo, c'erano 136 milioni di disoccupati, ne allocano 133, tre rimangono fuori. Uno è Incredibile Hulk, l'altro è il fratello, e l'altro è il cugino, tutti e tre incazzati come delle pantere. Cioè, se mi fai una porcata del... capite, poi anche i numeri lasciano veramente il tempo che trovano. Però... io voglio sapere, questi 133 milioni di nuovi posti creati vuol dire ce li inventeremo, non sappiamo, ma grazie all'intelligenza artificiale ci inventeremo questa cosa.
Non c'è più, cioè il lavoro, la prestazione d'opera non c'è più, non esiste più, è finita, non c'è. E quindi, a parte che dovete tenere conto, 75 milioni di disoccupati, ognuno di questi disoccupati ci avrà dietro compagni, nucleo familiare, parenti, nipoti, cugini, madri, padri, cioè non, quando ne fai fuori uno non hai fatto fuori una persona. Riesco a farmi capire? Per cui è una balla. Già entro, tra l'altro questa previsione è entro il 2022, non è entro il 2030, cioè entro il 2030 vuol dire che non c'è più nessuno. 10 anni, in 10 anni. Cioè, voi o vi bevete la cazzata del reddito passivo? Sapete cos'è, no? Siccome tu già sminchioni dentro i social network, ci sono social network che stanno crescendo su piattaforme blockchain che ti danno la possibilità di pagare in criptovaluta, cioè una valuta creata all'interno del circuito di quella piattaforma, che in base a quello che tu fai converti i like in quella criptovaluta. Vabbè, diciamolo lì, un LKS vale, cioè 300 LKS che uno sembra che siano un botto di roba, sono 3 euro. Cioè, con la creatività che c'è in giro dentro un social network, foto di gattini, i cuoricini, buonanotte, buongiorno, le foto della colazione, tagliatelle, carbonara, e tu mi vuoi dire che io soltanto perché fotografo la colazione riesco a portare a casa un millino di qualsiasi cosa sia al mese? Cioè, stai scherzando? Quelle non sono passioni. Ho fatto questo esperimento con questa piattaforma che si chiama Camp TV, lasciando perdere l'operazione di marketing che è stata fatta all'inizio e piano piano il toglierti le cose, no, contravvenendo a quello che era stato promesso all'inizio, ma stando su, doveva essere una piattaforma che doveva dare la possibilità a chi aveva delle passioni vere, ma passioni vere, cioè vuol dire, cioè noi lì abbiamo messo dentro il destino dell'uomo, abbiamo messo dei post, c'è persino la mia pagina dove faccio la musica, ho ripostato i video del Vigentino lì dentro, comunque uno straccio di, possiamo chiamarlo lavoro creativo, lì dentro c'è. Gli altri che postano lì dentro e sono lì, le foto così. Cioè, siamo a dei livelli, cioè il problema è, mettiamolo proprio trasversale, culturale. Lo scrivo così perché proprio la cultura è così, cioè precipita nella mediocrità, cioè qua scriviamolo, mediocri, vedi che dopo, mediocrità. Cioè, quindi la cultura va verso la mediocrità, non si riesce più a fare un discorso un po', usando dei termini un po' complessi perché non ti capiscono, devi scrivere per essere gradito all'algoritmo di Google, se no l'algoritmo di Google non ti traccia neanche, cioè ma 133 milioni di lavoro di creativi, perché di fatto poi è quello che stai chiedendo, a uno che per 100.000 anni tu l'hai tenuto, 10.000? Ho esagerato con 100.000, fa niente, con 10.000 anni lo hai tenuto uno, sì ma ne bastava 1.000, cioè, 500, ecco,
ne bastavano anche 500, voglio dire, non è che ci voleva chissà quale cosa per... Però dopo che per tutto quel tempo lei è abituato alla peggior mediocrità, alla quando il boom economico degli anni 70, cioè qui c'è qualcuno che se lo può ricordare, il boom economico degli anni 70, e quindi non solo resi mediocri per secoli, in più poi all'improvviso le hanno fatto credere non di essere intelligenti, non di avere qualche qualità di qualche tipo, no, di poter avere accesso al benessere. E da che cosa dipendeva il benessere? Perché il boom degli anni 70 è l'operazione. Da cosa dipendeva il benessere? Da beni e servizi, cioè da quello che... Certo, poi c'era il lavoro, ma il lavoro, questi hanno sempre lavorato. Non era la differenza, è il benefit, perché col denaro io non compro più solo il cibo, capisci? Abituati a comprare per mangiare, invece guadagnare, quindi, caspita, se riesco a guadagnare un po' di più di quello che mi serve per comprare l'alimentazione, con quel surplus io compro beni e servizi e quindi compro benessere, la lavatrice, la lavastoviglie, il frullatore. Ve le ricordate le pubblicità degli anni 70? Cazzo, l'aspirapolvere, la lucidatrice della Tornado, il folletto che ti venivano a suonare alla porta di casa per venderti l'aspirapolvere. Quindi ben venga il rappresentante della Folletto, se dava anche una spolverata, roba grossa. Vabbè, la metto a ridere, ma c'è qualcuno qui che c'era già e quindi si ricorderà queste cose. Come ci hanno inculato? E negli anni 70 che cosa stava invece realmente accadendo? Negli anni 70 qualcuno aveva, proprio grazie al benessere o comunque un margine di beneficio, perché il problema alimentare sembrava veramente risolto, ha iniziato a guardare all'uomo, alle qualità, e iniziavano a sorgere i movimenti, compresa la New Age di allora, la musica che comunicava delle cose vere. Come li hanno fregati? Questi giovani con la droga. Woodstock è stato l'inizio. Li hanno trombati con la droga. I genitori di questi li hanno trombati con la possibilità di avere la macchina. Cioè c'era una competizione all'interno della scala, perché c'era questa idea del boom e che il benessere sarebbe dipeso da beni e servizi. Di fatto si è creato in quegli anni quello che noi oggi chiamiamo la sfera di comfort. Questa è la miseria più profonda dell'animo umano. E dopo averli infinocchiati per 10.000 anni a farli schiavi per niente, solo perché se no non ti do da mangiare, il boom economico, la grande esplosione economica dopo le due guerre mondiali, dove li ha deviati tutti lì dentro, alla ricerca del benessere economico in beni e servizi. Poi, piano piano, abbiamo iniziato a essere bolliti, perché ovviamente era una bolla speculativa anche quella. Perché alla fine, che cosa ha prodotto questo? Un mare e mezzo di rifiuti. Abbiamo iniziato a pensare all'obsolescenza programmata, perché sennò qua la gente non comprava. E quindi come si fa? L'economia funziona e gira se c'è gente che continua a comprare. Cioè ci vogliono le transazioni per far funzionare l'economia. Deve buttarli i soldi, come? Cioè te li abbiamo dati ma non erano tuoi, amico, cioè io ti ho dato i soldi perché li devi spendere e comprare l'operaio della Fiat,
compra la macchina che aveva montato per un mese, cioè, capisci, la macchina che avevi montato per era la più grande, presa per il culo. Oggi la macchina la monta il robot e quindi non c'è più l'operaio che se la compra. È già da un po' che la bilancia economica mondiale fa così. Quindi si è spostata la ricchezza sempre più verso l'alto, quindi le persone, ovviamente questa base è impoverita dal punto di vista economico, ma è anche impoverita dal punto di vista dei valori. Perché i figli di quelli che sono, hanno avuto figli negli anni 70, nel momento del boom economico e dalla via così, sono vissuti fino almeno alla fine degli anni 90 dentro quella logica. E da lì in avanti poi è iniziata la tecnologia, il cellulare, lo smartphone, e sempre di più si è ridotta, la cultura è andata sempre più cadendo, le scuole fanno schifo perché nella scuola non si insegna assolutamente nulla, oltre che sono vecchi, ma vecchi, capitemi, non è il problema dell'età, è il vecchiume della mentalità, si continuano a spacciare cose che tra l'altro non sono neanche vere. Cioè, siamo veramente, il livello culturale è più che basso, siamo sempre più nel piano della mediocrità. Tutto questo probabilmente per tenere insieme un po' come sempre le masse, perché però il problema è sempre lì, cioè io ho bisogno di tanta manodopera, e quindi il numero fa, se no non andavano fino in Africa con le navi a far schiavi dei poveracci, il cotone. E servivano tanti schiavi per raccogliere il cotone a mano. E quindi è sempre stata numerosa la base degli schiavi. Il problema è che lo schiavo, cioè se sono di più, capisci che se per sbaglio iniziano a organizzarsi un attimino, dopo c'è la rivoluzione. Piano piano nel tempo hanno trovato sistemi sempre più sofisticati per contenere di fatto questa anomalia. Vedete, la rivoluzione è un'anomalia sistemica che l'elite che governa da sempre questo mondo ha cercato in vari modi e sistemi di contenere, fino ad arrivare alla pensata più incredibile che si chiama democrazia, che si è sostituita a tutti i regimi totalitari perché era più efficace nel controllo, non perché dava la libertà agli schiavi. Era più efficace di un regime totalitario. Tutto questo è l'evoluzione della storia. E quindi la democrazia è stata la pensatona ideale, perché a quel punto ha raccontato a questi che erano tutti liberi e che avrebbero potuto anche loro avere accesso al benessere, comprando beni e servizi. Io ti pago per la tua prestazione d'opera e con quei soldi tu ci fai quello che vuoi. Cioè, cos'è quello che voglio? Beni e servizi. Chi mi ha convinto che quello è quello che voglio, quello di cui ho bisogno? Capite? E quindi è stato geniale fino a un certo punto, fino a quando non è iniziato adesso a venire fuori IA. E IA di fatto sostituisce radicalmente la classe degli schiavi, creando una nuova classe di inutili. Non collocabili, cioè io ve lo garantisco, cioè questi posti di lavoro che loro promettono sono posti di lavoro, di un lavoro che deve essere creativo, impossibile su una civiltà, una razza umana ridotta a questo modo. Quindi l'operazione, come vi dicevo l'altra settimana, è distruggere la globalizzazione per mettere in crisi questa parte, e per quanto la Cina sta perdendo punti di PIL, ricordatevi, coronavirus uguale economia, quindi è un'operazione di quel tipo,
Una volta che avranno spazzato via questa base, grazie all'intelligenza artificiale, entro il 2030 il PIL sarà al 26% per la Cina, 14% e via dicendo così. Quindi è una redistribuzione momentanea delle cose. Come faranno a farli fuori fisicamente poi, staremo a vedere. Vaccinazioni, sappiamo quello che fanno e tutto il resto. O comunque faranno in modo che si ammazzino fra di loro, capite? Cioè poi... Sono tanti. Lo so che sono tanti. Ok, allora ti do l'altra possibile, no? Perché le notizie girano. Un'altra delle notizie che gira, su tutte queste persone che perdono posto, noi possiamo risolvere il problema con una parolina magica. Reddito di cittadinanza o universale. Cioè, gli diamo dei soldi per non fare un cazzo. Perché non sappiamo come collocarli, gli diamo dei soldi. 800, 1000 euro, no? Queste sono. Reddito di cittadinanza in Italia si sta cercando di fare, non si è capito un po' che fine abbia fatto, perché poi ti devono offrire dei lavori al terzo lavoro che rifiuti. Ma, primo, dar dei soldi a uno che già di fatto è depresso perché per secoli tu l'hai convinto che la sua identità... No, la voglio blu. La sua identità, perché questa è una pillola blu, identità. La sua identità gli proviene dal ruolo, ovvero dalla professione. Il tipo di lavoro che tu fai ti appaga, o in teoria dovrebbe appagarti. Purtroppo ormai da più di quasi un ventennio non è più così, perché a un certo punto si è iniziato a parlare di crisi economica, di austerity e via dicendo, e quindi le persone hanno smesso di preoccuparsi di fare un lavoro che li soddisfa dentro, intimamente, e hanno iniziato a pensare come devono sopravvivere facendo la crana e quindi accettando qualsiasi tipo di lavoro, condizione economica e quindi anche condizione lavorativa. E quindi progressivamente tutto quello che sono stati i diritti conquistati si sono persi. Gente fa straordinari senza che gli vengano pagati, orari micidiali, condizioni di lavoro non in sicurezza, contratti che mai non si possono neanche guardare. No, è inutile, se no poi mi metto a far politica, non è quello che voglio fare. Cioè, io voglio solo mostrarvi quanto è gigantesca la palla che ci stanno raccontando. Quindi l'identità, prima di tutto devo credere in una narrazione, ma non è difficile perché ormai di narrazioni convincenti ce ne sono, poi più è vecchia la storia e più ci cascano, e quindi c'è poco da fare. In quel senso, quindi, trovata l'identità e il ruolo, e quindi in qualche modo quel sistema lì continua a stare in piedi. Se tu lo fai diventare disoccupato, questo non sa più qual è il suo ruolo nella società, perché lui si crede a una narrazione che si chiama società. Ve la ricordate la società? Che cos'è una società? Di che cosa è fatta? Di persone che lavorano, spendono, guadagnano, si divertono, fanno attività culturale, hanno relazioni, un sistema. Il sistema società dà identità, perché ogni società ha i suoi valori, e quindi poi attraverso il ruolo e via dicendo. Nel momento in cui questo non è più un elemento produttivo della società, capite che crolla. Non basta che tu gli dai dei soldi. Poi magari riusciranno anche a convincerlo che prendere dei soldi e spenderli è un bel lavoro. Il boom economico, mi stavo dimenticando, ragazzi, l'inquinamento, rifiuti, inquinamento, è il boom economico, non se ne è fregato un cazzo a nessuno. Nikola Tesla negli anni 70 gli stava già raccontando che se andavano avanti così con l'utilizzo dei, delle fonti fossili,
Va bene quello, le rifaccio, perché sennò deve fare il taglio. Ah certo, è vero, nella seconda guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, cazzo dico, sono rimbambito, sì. Giusto, negli anni 40 Tesla già prevedeva che negli anni 70 ci sarebbe stato un livello di inquinamento esagerato, se si fosse continuate a utilizzare le fonti fossili per far andare tutti i nostri macchinari. Ma non l'ha filato nessuno di Striscio, perché la sua free energy avrebbe posto fine ai vari gruppi come JP Morgan e compagnia cantando, che erano i grossi produttori. E quindi passata la storia, no? L'espressione di Morgan quando dice: se dovessimo dare retta a Tesla, qua finiamo tutti per vendere antenne. Impensabile, cioè tu devi, ci vuole il gestore, capisci? Come il rubinetto, a questi non gliene frega niente che se la pompa è di carbonio, di cobalto, di petrolio, di gas metano, di idrogeno, basta che ci sia una pompa, perché nella pompa c'è le cifre che corrono, se no non c'è più l'economia, capite? Il mercato è il problema, io ve l'avevo già detto, no? MKT, ma questi di mettere fuori dai piedi il mercato e ritornare a una logica di dono non ci pensano neanche minimamente, cioè stai scherzando, il dono non è profitto, qua vogliono continuare a far profitto. E quindi provate a pensare a dover dare, perché comunque le cifre sono quelle, cioè produrre reddito universale per 4 miliardi di persone, perché poi alla fine questo è il numero dei posti di lavoro che si vanno perdendo, ma il gruppo di soggetti dalla base della piramide che deve essere fatta fuori sono circa 4 miliardi di persone. Cioè si vogliono liberare di questi numeri, siamo 7 miliardi, siamo un botto di gente, non ce la facciamo più con la produzione a stare dietro a tutta questa gente, perché il problema, ripeto, non sono le risorse, il pianeta in questo momento ha risorse infinite, non è vero il test dell'impronta ecologica che tu ti stai mangiando un pianeta e mezzo. È che, chiaro che se aggiustassimo un po' meglio le abitudini, ma lo vediamo da soli, ma si può più andare in giro in una città dove non sai più dove parcheggiare, tra un po' devono fare i parcheggi sugli alberi? Altra cosa, ma forse ve l'avevo già detto anche l'altra settimana, ok, passiamo all'elettrico. Green economy, dobbiamo passare tutto all'elettrico così inquiniamo di meno. Cioè, ma ti sei fatto un giro? Ma chiedigli a Google di passare una giornata dentro la macchina di Google Map che va in giro per la città a filmare. Ma immagina la quantità di macchine che ci sono. Ma come facciamo a alimentarle tutte elettricità? Cioè 20 minuti di ricarica? La gente? Ma devi fare un viaggio Milano-Roma con un'autonomia di 400 km? Cioè ci metti 2 giorni. Perché devi usare Italo o la freccia rossa. Cazzo, però se la freccia rossa mi deraglia, porca puttana, e cominciamo ad avere dei problemi. Capite? Voi ridete, 10 anni fa è cominciata questa idea, la metropolitana d'Italia. Cioè, ma voi l'avete mai visto in fondo il biglietto di Italo? Cosa c'è scritto? La banda in fondo? Non avete mai fatto caso? Nella banda in fondo di Italo c'è i 3-4 modi con cui spostarti per fare la stessa meta, con quanto consumi e quanto inquini. E ti dice, ovviamente, banda verde, sei preso Italo, sei un figo, perché non stai inquinando, non fai traffico e tutta una serie di cose. Poi c'è l'autobus, l'aereo, la macchina e tutto, e ti fa vedere quanto sei stato bravo, in accordo all'impronta ecologica, a prendere Italo. Non è ragionevole. C'è anch'io, mettendomi lì a guardare la mappa attuale di quello che c'è lì davanti, mi rendo perfettamente conto che non è un'operazione facile. Perché l'incremento demografico continua a essere un problema.
E vi, se vi ricordate bene, quando parlammo di Homo sapiens e non lo sa, che cosa non sa? Le ragioni per cui lui si sviluppa come un criceto, invece di svilupparsi come un mammifero. Ma là, il racconto di settimana scorsa, quando vi ho portato il mito del Minotauro. Poseidone, che è la grande opportunità dell'alchimia dentro l'essere umano, quindi un dio dell'acqua, cioè quel dio capace di tramutare l'essenza umana e accompagnarla nella sua evoluzione coscienziale, dona agli uomini il toro bianco. Cioè che vuol dire? Dona agli uomini la possibilità nell'unione, in quello che chiamiamo sesso, di farlo diventare sacro, di sacralizzare il sesso, cioè quella spinta forte, sessuale, questo toro che diventa bianco, ma non perché è castrato, è toro, cioè non è il bue, è un toro con tutto quel vigore, ma quel vigore, grazie all'amore che si sprigiona all'interno dell'unione tra maschile e femminile, permette questa trascendenza nella completezza dei sensi, questi sensi guidati dall'abilità che ha l'uomo, che è quella di veramente ispirarsi. L'intelletto, che invece di essere utilizzato per imprigionarci dentro il labirinto, capite? Cioè, la stessa qualità che avrebbe potuto permetterci di usare quel toro bianco per elevarci alle sfere più elevate della consapevolezza, attraverso questa meraviglia che è l'intuizione, l'ispirazione, è stato utilizzato per imprigionare quel toro, che da bianco è stato utilizzato da Minosse, il sistema, per fare cosa? Per riprodurre, perché lo fa coprire tutte le sue mucche, nel mito viene raccontato. Quello a farti capire come a un certo punto, se questa cosa che è trascendentale prende la direzione della natura di mantenimento, c'è l'incremento demografico. Non solo c'è l'incremento demografico, ma c'è che a un certo punto il sistema imbriglia quel potenziale all'interno di un labirinto mentale dove questa cosa per forza che poi diventa un toro incazzato come una pantera, cioè o come un minotauro, capite? Cioè è un'ulteriore informazione che ci porta il mito del minotauro, come dire, non siamo uomini completi, la testa è di toro. Capite? Non è stata concessa quella possibilità fino ad oggi, ovviamente, se non per ricasi nella storia. Però quando noi parlammo, dicevo, di Homo sapiens e non lo sa, quello che l'Homo sapiens non sa, che dicemmo allora, è proprio il fatto che probabilmente a causa di una qualche tipo di catastrofe planetaria, su questo sistema si sono venute a creare condizioni molto particolari per cui il maschile Minosse ha preso il sopravvento, c'è stata una mutazione di qualche tipo e quindi ha alterato la funzione sessuale nella donna che ha iniziato ad avere questi 13 cicli, legato alla Luna perché probabilmente è il satellite che prima non c'era, abbiamo trovato tracce di civiltà preseleniche, cosiddette, perché nell'antica Grecia veniva chiamata Selenia, Selen, la Luna, e quindi civiltà preseleniche vuol dire che prima la Luna lì non c'era. E da dove è arrivata sta Luna? Ci sono tutta una serie di teorie, quindi frammento che si stacca dal pianeta Terra, piuttosto che un asteroide, piuttosto che quello e quell'altro. A me piace di più pensare che in realtà si tratti di quello che rimane del pianeta che girava nella fascia, quella che oggi noi chiamiamo la fascia degli asteroidi, dove dà abbastanza l'idea che quella sia polvere di un pianeta che una volta c'era lì, è stato colpito da qualcosa, è andato in frantumi, uno dei suoi frammenti
è entrato nell'orbita ed è diventato il satellite del pianeta Terra. In più, immaginatevi la pioggia di meteore, cioè di frammenti che arrivavano sulla Terra, quindi questo spiega i reperti archeologici con questi corpi che hanno delle mutilazioni che più che morsi da fiere, da belve, danno lì, sembrano più quelle fratture da deflagrazione di mine, quindi capite la pioggia degli asteroidi. Però questo qui, così, è fantascienza. Non abbiamo prove né in un senso né nell'altro, però di fatto non è che a me piacerebbe molto credere che noi veniamo dalle scimmie, mi piacerebbe molto credere che ci siamo evoluti attraverso la teoria del pettegolezzo, mi piacerebbe molto credere che ci siamo sviluppati grazie al fatto che a un certo punto si è prodotta la mente bicamerale, però purtroppo io non ho trovato prove che dimostrino queste teorie. E quindi di fatto continua a essere dell'idea che non sappiamo molto di quello che realmente sia accaduto. Quello che possiamo invece osservare un po' di più è quindi quello che ci riguarda dal punto di vista antropologico, ma più inteso culturale quasi. Antropologia culturale, sociologia, così, cioè come si è sviluppato e strutturato a un certo punto. Quello che capiamo perfettamente è che la nostra è un sistema assolutamente maschilista e patriarcale, le tracce storiche in quel senso le abbiamo, come si è potuta produrre questa società patriarcale mentre prima esistevano delle società molto più mutuali, quali le culture. La Simbutas li chiama civiltà gilaniche, ma sono poi società che stavano nell'Europa, prima delle onde barbariche. Comunque lì adesso non ci voglio entrare. A un certo punto prende il sopravvento questa cosa, quindi questa è l'organizzazione attualmente. Assolutamente maschile, mentale, molto mentale, riduzionista, incapace di ispirarsi, capisci che è sesso sacro, cioè. Se inizi a parlare di questa cosa in quei termini, anche perché per poter parlare di sesso sacro qua dobbiamo rimettere la donna al suo posto. Mi sembra, si vede che è una statuina neolitica. Ecco, va bene, questo, sì, adesso, pornografia preistorica, così definita dai nostri antropologi. Cioè, capite, è proprio una mentalità del cavolo quella di questa società. È proprio squallido il modo con cui cataloga e organizza le cose, è proprio riduzionista. Quindi, questa, per poter comprendere il sesso sacro, è chiaro che bisogna ricontemplare che esiste un'altra metà dell'intelligenza di questo pianeta che fino ad oggi ancora soccombe sotto quello scarabocchio nero. Una volta mi è stato detto che le mie lavagne non si capisce un tubo. Non è che non si capisce un tubo, la mia lavagna è assolutamente coerente col casino che c'è là fuori. Infatti vedi che la parte qui è sempre un po' più pulita, dolce. Questo è quello che succede continuamente là fuori, non tanto come eventi, ma quanto nella testa della gente. Quindi in realtà non ho. Questi sono dei quadri. Io disegno la mentalità dell'uomo sapiens moderno, capite? Va bene. Comunque, Homo sapiens non solo non sa più che cosa vuol dire il sesso sacro, cosa significa la trascendenza, anche quelli che qui dentro in questo caos parlano di spirito di fatto non hanno la più pallida idea di cosa significhi trascendenza, perché analizzano tutto con quella mente e quindi è semmai ammesso un po' di fiorelline e margherite nelle curve del labirinto del Minotauro, ma di fatto almeno il toro per le corna non l'hanno mai preso, perché altrimenti avrebbero dovuto mettersi in discussione. Cioè non si può parlare di spirito alle persone fino a quando tu per primo non ti sei messo in discussione e hai distrutto dentro di te gli elementi che costituiscono il tuo labirinto mentale. Non puoi pensare di parlare alle persone di condizionamento quando tu non ti sei liberato, almeno di una buona parte di quello.
fino a quando non è iniziato a vibrare e quindi riconoscere una verità che va al di là delle parole, una verità esistenziale. Senza quello è altro cazzeggio intellettuale. Quindi, ritornando alla nostra discussione sull'umanità e qual è il suo futuro, è chiaro che è più semplice liberarsi di quelli in più. Ripeto, a maggior ragione adesso, che veramente vedono il sorgere di una nuova alba transumana dove possono potenzialmente, gran parte di questi, sperare di diventare, attraverso le biotecnologie, un'altra razza, e quindi capisci che l'Homo sapiens è inferiore. Cioè, Homo è ancora, tra l'altro, quello che non hanno capito, che loro, attraverso le biotecnologie, possono anche diventare un'altra razza, cioè biologicamente perfetta, ma mentalmente sono ancora Homo sapiens, perché questa logica di merda di far fuori gli altri è dell'Homo sapiens. L'Homo sapiens si sposta dai suoi territori, inizia ad andare in Australia e fa sparire gli australiani, fa sparire la fauna del luogo, va in Nord America e fa sparire i nativi d'America e si insiedia al suo posto. Cioè, questa la logica distruttiva sempre, invasiva e distruttiva, è insita proprio in questa cosa qui dell'Homo sapiens, che secondo me è ancora il trauma originale dell'attivazione dovuta allo shock biologico che ancora risulta totalmente irrisolto. E quindi finché noi non... Capisci perché mi fanno ridere quando mi parlano di esoterismo o di spiritualità? Ma tu l'hai affrontato lo shock biologico? Capisci? È ancora lì la questione, è ancora lì bella viva. Comunque, tornando al nostro bel tavolo di ragionamento, è chiaro che quella è la via più semplice. I modi con cui farlo più o meno sono quelli: le guerre vanno bene, le epidemie vanno bene, nella storia quello che ha funzionato, non è che ci vuole una scienza a capirlo, guarda indietro nella storia, quando la popolazione mondiale si è ridotta di numero a seguito di guerre ed epidemie, quindi le strade da intraprendere saranno, penseranno, che stanno pensando di intraprendere sono quelle lì. Non pensate che abbiano degli scrupoli, perché non ce n'è. Il piano che si potrebbe affrontare senza uccidere nessuno, provando realmente a creare una pianificazione familiare, ma che vuol dire? C'è anche culturale, me lo dici che lo inizierebbero a capire da soli, è complicato perché bisogna innanzitutto aiutare le persone a cambiare di mentalità, un pezzo alla volta, e quindi la rivoluzione industriale accompagnata da una rivoluzione culturale che potrebbe dare dei risultati fra 2-3 generazioni, ma vuol dire sparire gli youtuber, sparire lo smartphone, cioè sparire tutta una serie di idoli che sono quelli che lavorano e operano a ridurci sempre più dei minorati. Intrattenimento, un divertimento fatto in un certo modo che non fa altro che creare minorati, cambiare abitudini alimentari, capite? Cioè non è complicato. La ridistribuzione della ricchezza è relativa, cioè anche solo mollare i paesi che si tengono in scacco perché hanno le materie prime, penso al Congo dove dal coltan al cobalto ci sono le uniche miniere al mondo e quindi li teniamo questi sottosviluppati con la ricchezza sotto i piedi che ha il valore più grande su tutto il pianeta perché senza il coltan non c'è la nanotecnologia. E però intanto nelle miniere ci lavorano i bambini, vengono trasportati a piedi sui cesti queste pietre e che vengono rivendute nel mercato a dei prezzi impossibili. È chiaro che il Congo deve avere un regime di un certo tipo colluso con tutte queste grosse multinazionali affinché il suo popolo rimanga un mezzo sottosviluppato. Cioè l'Africa deve essere depressa perché nell'Africa c'è tutto l'interesse a avere quella condizione di fame e di povertà.
stesso dicasi, che ne so, per l'India, in certe zone dell'India, e alla via così in tante altre parti del pianeta. Già solo liberare ognuno e rieducarlo a usufruire, beneficiare di quello che è il suo suolo, e però vuol dire che non ci deve essere più il mercato. Cioè la globalizzazione vuol dire finire, fine delle merci che vanno e vengono, fine di un mucchio di cose alle quali non hanno per la testa di rinunciare, ridistribuzione, cioè fine della stronzata del PIL, capite? Perché nel momento in cui non c'è più mercato, a te del PIL che cazzo te ne frega? Fine della produzione di surplus, magazzini interi con autovetture invendute e ormai diventate vecchie come modelli, ma sono nuove di pacca. Piuttosto le portiamo a rottamare perché non le possiamo più rimettere nel mercato, se no non mi comprano il modello nuovo. Cioè, fine di tutte queste logiche. Solo su quello che riguarda il mercato così, della, a spanne, a naso, non parliamo del mercato finanziario. Ci voglio neanche pensare come si possa pensare di guadagnare o perdere dei soldi perché un grafico sale o scende. Però, cioè, questa qui è la realtà dei fatti. Sono dei meccanismi che lasciano un po' così. Non hanno nessuna intenzione di mettere mano al meccanismo e quindi ripensare un nuovo modello socio-economico, culturale e soprattutto una transizione dall'attuale modello all'altro, e quindi volendolo mantenere magari in una versione anche un po' più contenuta, perché si sta rendendo conto anche di quello, no? Perché a un certo punto non gliene fregherà neanche. Cioè, una volta che tu hai capito che quello che a te ti serve è fare del profitto, che cacchio me ne frega di produrre? Se trovo delle vie diverse per fare profitto, per esempio sui mercati finanziari. Mi interessa che continui ad esserci in giro un po' di produzione, perché il mercato finanziario un po' oscilla su quello che sono, come vanno le aziende che producono questo, questo, questo e quest'altro, come vanno le materie prime e tutto il resto. Cioè, voglio dire, il succo d'arancia va in borsa. Lo so, cioè, tu quando sei con l'arancia sul frullatore devi sapere che un minuto quella spremuta d'arancia vale 2 euro e magari a metà che te lo stai bevendo è già salita a 10. E quindi, cioè, voglio dire, sinceramente, ragazzi, c'è sclerotico, ma che vita di merda, ma che sistema del cavolo, ma è sclerotico, ma si può vivere così? Noi lo fa, perché sapete perché riusciamo a tollerarlo? Perché di fatto noi arrangiamo. L'arrangiamento che noi facciamo è questo, guarda. Questo qui è l'arrangiamento che noi facciamo. Dio, va bene, ma non me lo raccontare troppo. Il resto, coronavirus, cose, economia, Elon Musk, il PIL, il PUL, il PAL, la politica, andare a votare. Mr. Rocky Brown. A me non me ne frega un cazzo, non me ne fotto una minchia. Guardi, signor Brown, io domani mattina alle 8:30 devo essere al lavoro. Alle 18:30 esco dal lavoro. Alle 19:30, perché ci metto un po' di tempo a arrivare a casa, traso in casa. La tavola deve essere apparecchiata, io hai a mangiare, anzi, qua mettimi per piacere il televisore con quel cornuto del TG1, perché io almeno mi sfogo tutta la giornata di merda che ho vissuto con quel telecronista che mi sta... Cioè, il giorno che gli levano quel telecronista lì, il tizio cioè, va al funerale, perché non c'è più lo sfogo, capisci? Fatto questo, io me ne vado a dormire, me ne fotte niente di mia moglie, che vuole questa, mo stanotte, che fa, bussa alla spalla, ma che mi... Guarda che io domani alle 8:30 devo essere a Cevacchiare, che vuoi da mia, capisci? Basta, il 27, dopo mesi, io piglio un stipendio, signor Rocco Bruno, ha capito?
Io a Natale mi faccio le vacanze con l'albero di Natale, con i regali, mia madre, mio padre, la famiglia, i miei figli, tutti belli, questi crescono. Ci devono, d'estate, vai a fare 15 giorni di vacanza, a Pasqua me ne vado in montagna e basta. Che minchia vuole? Che mi vesto da stronzo a carnevale? Ma se lo faccio tutto l'anno? E basta. Questo è arrangiamento. Questo è l'arrangiamento. Non me ne frega niente. Posso andare, entrare in un bar e lamentarmi col barista? Sì, perfetto. Basta. Posso, quando sono nel traffico, lamentarmi con quello che ho di fianco? Posso sul clacsonare? Posso mandarti a fanculo? Signor Bruno, che bella vita. Lei mi rompe i coglioni con la cultura. Ma che vuole questa cultura? Si mangia la cultura. Non ti dicono così. Se poi parli di spirito, neanche a dirlo, sei pazzo. La cultura non si mangia, se sei uno che si interessa di esoterie, di cose esoteriche, di spirito, sei pazzo. Il resto non ne vogliono sentir parlare. Infatti ancora vedi, tutta questa operazione sul coronavirus non frega a nessuno. Non frega più a nessuno, hanno capito che tanto non si ammalano e che c'è questa operazione. Basta. Ma neanche la pensano, l'operazione economica, il niente, minchia, alle 8:30 devo essere in ufficio, ancora, mercoledì sera c'è la partita, signor Bruno, lei fa le dirette su Twitch, mercoledì sera, ma sta scherzando, ma lei è proprio un cretino, ma chi ci udisse a lei di fare queste cose? Mamma mia, va bene, bravo, Twitch, ma che è una squadra di calcio Twitch? Che è il campionato inglese? Che roba australiana, che ne saccio io? Adesso lo dico così perché sono, almeno si capisce che è ironico, se no poi vi identificate troppo. Però fatevi bene i conti e vedete se ne... Se vi capita per sbaglio, tolto quando ci vediamo qua, di ragionarci i giorni dopo su quello di cui dibattiamo. No, perché lo arrangiate. E veniamo, così poi ce ne andiamo a dormire, e veniamo alla domanda che io, vedi che me l'ero segnata qua, clou. Cioè... La domanda che vi vorrei porre, ma dopo il popò di quello che vi ho detto settimana scorsa, ma come ve la siete passata la settimana? Cioè, veramente non vi ha toccato neanche di striscio. Cioè, io vi ho detto che siete il clone di vostra madre, che tutto quello che a vostra madre succede mentre vi ha gestato, praticamente vi ha dato il primo pezzo di forma. Che come è andato il vostro parto, vi ho fatto ascoltare il racconto della Musso, non so se ve lo ricordate bene, quella roba lì va ancora a influire su quello che noi poi chiamiamo condizionamento e la tana del Minotauro? Cioè un lampo in settimana così di dire, cazzo questa è la mia vita e adesso? Come lo metto a posto sta cosa? Niente. Zero. No, secondo me forse è la cosa più liberatoria, ragazzi, capire che la nostra essenza, cioè quello che noi siamo, noi arriviamo perché vogliamo vivere. E tutto quello che cerca di ostacolare la nostra vita, per noi può essere tua madre, tuo padre, quindi, cioè, tra l'altro è liberatorio dal punto di vista dei ruoli. Questo. E no, non è questo il punto, perché se questa è la tua reazione, tu in realtà hai rafforzato il ruolo, perché l'hai caricato emotivamente, mentre quello che io volevo passarvi era un grado di libertà e quindi il veleno emotivo non avrebbe dovuto generarsi. Se avete generato il veleno emotivo, perché nel veleno emotivo avreste dovuto trovare quel
il capo di inizio del filo d'Arianna per andare indietro e andare nella vostra tana del Minotauro, non a scassare i coglioni a vostra madre. So se rendo l'idea. Quella non è tua madre, è la gestante. È colei che ti ha regalato la possibilità di varcare le porte di questo mondo. È il tunnel della luce che vedi, è la prima cosa che tu vedi quando sei lì dentro. E quindi solo gratitudine. Il fatto che io ti dico che l'essenza percepisce il fatto che la madre non spinga come un ostacolo è per farti capire il livello minimo di reattività che può avere un'essenza, uno zigote. Ma cioè, scusa, ma ce la fai a medesimarti in una cosa che non sa cos'è questo mondo? È chiaro che è fragile a qualsiasi tipo di influenza. Poi tutto il ragionamento era per farvi capire, chiaro che questa civiltà qui proprio non gli passa neanche per i coglioni di pensare che forse c'è un arrivo, un cioè è una stazione stellare. C'è un trasportatore che è il male e c'è la gestante che è il female. Quando questo esce, cazzo, dovrebbe esserci un mondo intero ad accoglierlo. Non dei coglioni in camice bianco che urlano e sbraitano pieni di orgoglio e di vanità. Incapaci di capire un fico secco di niente, dove prima, per tutto il periodo della gestazione, gli hanno fatto fare qualsiasi tipo di analisi a questa donna che l'hanno turbata profondamente. Quel turbamento scende sullo zigote, per forza, scende sul feto. E quel scende sul feto era per farvi capire, cioè è già quella donna, è parte di questo mondo e conosce quel mondo eppure rimane toccata. Figurati il feto che non sa neanche che cazzo è sto mondo, che è nella condizione più indifesa. E tu cosa fai? Ti rivendichi su tua madre, ma se mai incazzati col mondo, cominci a tirare a mettere le bombe là fuori. Possibile che non riusciamo mai ad andare alla causa? Dobbiamo sempre trovare dei colpevoli alternativi, dei capri espiatori? Io vi ho solo spiegato un processo attraverso il quale il nostro condizionamento inizia ancor prima che veniamo al mondo, ma solo per darvi quegli strumenti e quelle indicazioni affinché possiate, ricapitolando, piano piano, un passo dopo l'altro, magari in una meditazione, trovarvi all'interno di qualcosa che assomiglia a un utero e lì elaborare per conto vostro quello che è avvenuto. Non di rifarvi o rivalervi su vostra madre. Semmai tu ti devi preoccupare del fatto che sei stato un coglione a pensare che tua madre ti ostacolava perché non spingeva. E non tornare adesso da adulto da tua madre a dirgli sei stata una stronza perché non spingevi. Oppure gli fai l'interrogatorio, ma ascolta, ma quando hai fatto il mio parto? Cioè questo è il modo più adultero di interpretare quello che io ho cercato di spiegarvi la volta scorsa. Io vi ho raccontato un processo affinché da soli andaste a ricapitolarvi e sgrassarvi da voi i cazzi vostri. Cioè vostra madre non c'entra niente perché è parte integrante del mondo che non vi ha accolto. Non ne ha colpe, perché a sua volta gli hanno fatto la stessa cosa. Anzi, per fortuna che quando esci ancora hanno questa buona abitudine o cattiva abitudine di prendere il piccolo e darlo subito in mano alla madre, almeno questo c'ha la prima grande gratificazione che vede lo sguardo di sua madre. Semmai devi domandarti perché stai sempre ancora incazzato con tua madre, fino ad arrivare a capire che forse la causa è dovuta a quell'esperienza di quello zigote, che in quel momento quello era il suo livello di consapevolezza. E quindi portare la consapevolezza di adulto che hai oggi dentro quello zigote, e non il contrario. L'esperienza emotiva dello zigote porto a livello della consapevolezza e quindi con chi me la devo prendere adesso?
Cioè tu probabilmente dopo che sei uscito da qua, allora settimana scorsa te la sei, perché la mente vi fa quello, te la sei rognata lì un po' e poi a un certo punto hai detto adesso la risolviamo per sempre. Ticchi ticchi. Anzi, ok Google, chiama mamma. Chiama mammina. Poi sostituisci il nome rubrica con sconosciuta. Esatto, poi sostituisci il nome rubrica con sconosciuta. Esatto. Mamma sei a casa. Vieni, sto arrivando, ho bisogno di chiederti alcune cose. E dopo arrivi lì, cosa fai? E gli fai l'interrogatorio su come è andato il tuo parto, su come è stata tutto il tempo che ti ha gestato. Ma stai scherzando? Ma cioè, ma io ho un libro pieno di roba che mia madre ha fatto, ma io so che l'ha fatto nella sua piena inconsapevolezza e non gli ho mai rinfacciato un tubo. Semmai mi sono, proprio grazie a quello, ho potuto recuperare il mio filo di Arianna e piano piano liberarmi io dei miei schemi. Perché quando glielo tiri in faccia non ti sei liberato, anzi hai alimentato ulteriormente il nodo. Non sei uscito dalla tana del Minotauro, hai dato il fanciullo a mangiare al Minotauro. Per arrivare alla tana del Minotauro dobbiamo rompere tutte le barriere del labirinto, fino ad arrivare a ucciderlo il Minotauro, non uccidere la madre. Si capisce? E se no, scusami, ok, l'ho risolta, ci sono arrivato, gliel'ho detto, appunto. Ok, Google, cambia il nome rubrica di mia madre con sconosciuta. Cioè, la chiamiamo, ti sembra una sintesi questa? No, è l'atto finale della separazione. La sintesi è, thank you, mother, per avermi dato l'opportunità di vivere questa vita. Poi, se un po' invadente, please mother, stay un po' around me. Je te vois tanto ben, però, ogni tanto, ce l'hai una vita tua, mamma. Purtroppo la madre ti risponderà no. E quindi non glielo chiedi. Perché non ce l'ha. Perché sono state fregate non una, nemmeno due, nemmeno tre, mille volte. Perché è quello che il mondo le ha instillato, perché il mondo le ha messo un ruolo, quello di madre. E come deve essere una madre, secondo questo mondo? Una madre deve essere sempre lì per i figli. E quando questi sono diventati grandi e quando stanno ancora in casa e quindi se li tiene ancora in casa e fino a quando non vanno fuori di casa, cioè questa ha vissuto solo per i figli. Quando i figli prendono la loro vita non sa più che fare, perché una vita lei non ce l'ha, perché il mondo l'ha ficcata nel ruolo di madre e quindi finché quei figli non usciranno di casa lei sarà sempre madre e sarà madre a tempo pieno. Fregata. Cosa chiede? Perché è il mondo che non è in grado di accogliere i figli e quindi per forza lei finisce nel ruolo di madre. Certo, ma no, è perché il mondo, attenzione, il mondo si risolve il problema pioppandoti il ruolo di madre. E fa assolutamente comodo, ragazzi, allora forse non vi ricordate uno dei fondamenti del progetto ZAN, cioè il progetto ZAN è una community dove ci sono uomini e donne e dove essenze transitano e nascono all'interno ed è preoccupazione della comunità. Non esiste, anzi, se una donna inizia a farla madre, la comunità la redarguisce, la isola e la manda per i boschi per un po' di mesi. Come a dire, ascolta, ritorna normale perché qui le madri non ci servono. Ma è una forma di possesso quella alla fine. Perché in quel senso trova gratificazione soltanto nel... Ma è così, guardate, io non so qui al nord, ma giù da noi al sud... Fondamentalmente è quello. E infatti la madre quando ha finito di crescersi i figli, poi si crescerà i nipoti. E quando avrà cresciuto i nipoti,
Sapete qual è la frase tipica? Perché io l'ho sentita dire tante volte. Non solo l'ho cresciuta a questa, ci ho cresciuto anche i figli e tutti i miei nipoti, e adesso mi hanno lasciato tutti da sola. Ed è vero, la lasciano da sola, perché lei è ormai diventato algoritmo I am mother e fa solo quello. E quindi ovviamente deve trovare altri. Se non riesce a fare quello, che farà? Diventa bambina. Allora diventa a sua volta lei che vuole essere cresciuta, tenuta dai figli, perché riconosce solo ormai quella relazione in un senso o nell'altro. Questo è culturale. Questa è una devastazione dal punto di vista antropologico. E quindi la cancellazione dei ruoli è assolutamente fondamentale, ma bisogna capirlo bene qua. E non può essere fatto, cioè sì, iniziamo a farlo dentro, ma poi vi rendete conto da soli che il compimento pieno è proprio una società completamente diversa. Per quello che con buona probabilità riusciranno anche a inventarsi il sistema per cui non servono più le madri e ci penseranno i robot. C'è un film che si intitola I Am Mother, andatevelo a guardare, è un po' lento, ma andatevelo a guardare, ve lo lascio lì proprio, non ve lo spoilero, però quello, cioè, e questi qui quant'era? 133 milioni di posti di lavoro nuovi? Ma come? Ma se l'intelligenza artificiale vogliono addirittura sostituirà il ruolo di madre? Poi a parte che non conviene, perché la casalinga non ha mai pensato nessuno di dargli dei soldi a queste per crescere i figli. Se devono crescere, punto. Come ve lo devo dire? Finitela di cercare responsabili in giro. Sono tutti cazzi vostri, perché sono traumi vostri. Il problema non è chi è che te l'ha procurato, il problema è che tu hai un trauma. Se tu non avessi il trauma, non te ne fregherebbe niente di chi è che te l'ha procurato. Perché non ci sarebbe il colpevole? Riesco a farti capire? E quindi il tuo problema è che hai il trauma. Poi sono d'accordo con te, la più grande ingiustizia dell'universo, ma non ci puoi fare... Cioè, allora, se vuoi ragionare in quel modo e quindi pretendere giustizia dove c'è stata ingiustizia, cazzi tuoi, non verrai mai a capo di niente. Se vuoi venire a capo di qualcosa, l'atteggiamento intelligente, quello del guerriero che sta diventando una gual, e quindi vi ricordate, no, i vari passaggi, quali erano la disciplina e tutto il resto, che finisce per portare il guerriero a diventare veramente un uomo medicina, un uomo di conoscenza, è andarti a lavorare il tuo trauma. Fai prima che fare una class action verso l'intera umanità. Perché poi di fatto è quello, cioè voi pretendete che vi sia, che sia fatta giustizia di tutte queste ingiustizie. Ma ce l'hai un'idea? Ma li devi acchiappare uno per uno, ma non fai prima a iniziare a ricapitolare? Se si inizia un percorso non si può mollare la metà, e quindi se scendiamo veramente giù, profondi, oltre la profondità di una meditazione, dopo si può arrivare magari a toccare il trauma, ma la vostra mente rifiuta. E quindi vi devo riportare su, darvi il cordialino e rimandarvi alla volta dopo. Quindi iniziate a ravanarvi per conto vostro, che è meglio. Io un po' mi ho infertizzato, dico, so, ho dei feedback di chi mi ha già tratto un qualche tipo di vantaggio, più o meno sempre così. Io con voi ho sempre solo condiviso cose di cui ne so ben donde, soprattutto gli aspetti pratici, perché sono tutti strumenti, non c'è uno strumento di quelli che vi ho cercato di trasferire in questi anni che non sia stato usato. Ah, cioè non è preso dentro il libro, ma stasera che cazzo gli raccontiamo? Ah, parliamo un po' di ricapitolazione. Sì, bene, carina. Ah, la ricapitolazione, dice Castaneda. No, cioè, la ricapitolazione
10-15 anni di ricapitolazione. Quando parlo di ricapitolazione si sente che dietro c'è la ricapitolazione. Con disciplina. Mi spiace ragazzi, ma poi dopo te ne puoi sbattere della disciplina, come quando impari a suonare uno strumento musicale. Prima c'è disciplina, tutto, fino a quando a un certo punto superi il limite dello strumento e quindi hai una certa dimestichezza. Di quando in quando però lo devi riprendere in mano, sennò poi perdi proprio completamente. E quello è uguale. Ma non mi sembra che siate in quelle condizioni di fare, che ne so, una o due ricapitolazioni, così se capita in un mese, in una settimana, tutto. Cioè voi riuscite a mettervi in uno stato profondo, meditativo, di ricapitolazione, partire da un evento qualsiasi della vostra giornata e finire nell'utero di vostra madre nel momento del concepimento? E quindi, però, pensa un po', si può fare. Ma ci vuole pratica. Pratica e due o tre altri strumentini. È tornato! È tornato! Ma chi? Talmone presenta... Mica su mi! Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero. È tornato in mongolfiera. È tornato in mongolfiera. Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato in mongolfiera, è tornato in mongolfiera. È il dingondero. Lelì, lelà, lelà che l'aspettava, lelì, lelà, lelà che l'aspettava, lelì, lelà, lelà che l'aspettava, lelì, lelà che aspettava Miguel. Miguel su mi. E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti. Niente a Miguel. Miguel son sempre mi. Vola, vola, mongolfiera, vola tra le nuvole e sopra i prati e le casette. Vola, 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 va. Vola, vola, mongolfiera, vola tra le nuvole e sopra i prati e le casette. Vola, 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 va. E il dindondero. Miguel su mi. E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel. Miguel son sempre mi. Bentornato Miguel, cosa porti ai miei bambini? I biscotti mattutini. Sì, il buongiorno si vede dal mattutino Talmone, il biscotto della prima colazione, sempre fresco e friabile, come appena fatto dalla mamma. I mattutini Talmone aiutano tutta la famiglia a cominciare bene la giornata. Per questo il buongiorno si vede dal mattutino. Garantisce Talmone. Basta. Dobbiamo svegliarci.